Il governo tedesco dice no all'operazione UniCredit Commerzbank. Il governo italiano boccia la vendita di Microtecnica a Safran. Il governo spagnolo è ostile all'operazione Atlantia-Bertis. Ma non sono operazioni di mercato tra privati. E allora, cosa c'entrano i governi? Sono Mariella Palazzolo di Telos Analisi e Strategie e sono una lobbista. A volte i governi usano l'arma della persuasione morale per bloccare operazioni di mercato indesiderate, ma ricorrono sempre più spesso alla giustificazione inappellabile della tutela dell'interesse nazionale. Azienda privata che sta facendo delle proprie scelte, banca, rispetto a un'altra, e penso che non siano materie che riguardano il governo. Insomma, poi vedremo come andrà, e se possiamo coadiuvare, diciamo, soluzioni, aiutiamo a coadiuvarle, ma non è una materia sulla quale il governo è in nessun modo coinvolto. Il lato politico delle operazioni apparentemente di mercato è sottovalutato dalle aziende. Ecco almeno tre cose per le quali il lobbista può essere di grande aiuto. Analizzare le motivazioni delle possibili resistenze del governo. Aiutare l'azienda a preparare le rassicurazioni necessarie a superare queste resistenze. Aiutare l'azienda a presentare preventivamente l'operazione ai governi interessati. Da lobbista consiglio di dimenticare che le operazioni di fusione e acquisizione siano un procedimento solo autorizzativo, nel quale le aziende devono rispondere in modo adeguato alle richieste di Antitrust, Consob, Banca d'Italia e dei loro omologhi nelle altre nazioni impattate dall'operazione e a livello UE. Aver dato tutte le risposte giuste, in alcuni casi, non è stato sufficiente. C'è sempre lo spauracchio dell'interesse nazionale dietro l'angolo. A volte legittimo, a volte può essere solo frutto della poca chiarezza sull'operazione. Il lobbista può aiutare a prevenire e superare questi ostacoli. E solo così, lobby non olet, la lobby non puzza.